Buongiorno a tutti, siamo quest'oggi qui con Mattia Grandoni, uno dei protagonisti in Fossano Prodanero. Una vittoria molto importante per voi, marchiata anche da un tuo gol e dalla prestazione dei tuoi compagni. Ti chiedo come è stato affrontare questa squadra? È stato innanzitutto difficile perché sapevamo che era una squadra organizzata. All'andata ci aveva fatto 2 gol in 10 minuti, quindi sapevamo che era una gara tosta. Poi era la terza partita in una settimana e noi giovedì abbiamo avuto una partita a livello fisico molto, molto dispendiosa, quindi c'era da ricaricare le pile per bene e affrontare quest'altra battaglia, perché qui nessuno ti regala niente, anche se la Prodanero magari tra virgolette non si giocava più granché, ma è venuta qua, ha fatto la sua onesta partita, ci ha messo molto in difficoltà andando in vantaggio 2 volte e noi siamo stati bravi a riacciuffarla e poi ribaltarla con vinci. Noi andremo ad affrontare l'ultima partita a Cherasco sapendo che anche loro non ci regaleranno niente, faremo il nostro e poi chiederemo informazioni sull'altra partita, ma noi dobbiamo pensare al nostro e basta. Che settimana sarà per voi, soprattutto forse magari a livello più mentale che fisico, perché la preparazione con il mister abbiamo visto che funziona. Ma la settimana sarà come tutte le altre, ormai il mister è arrivato già da un girone intero, quindi sappiamo come lavora e lui sa come gestiamo noi le settimane a livello fisico, mentale, e andremo a giocare la partita come sempre, ti ripeto, non è cambiato niente, poi si vedrà. Servirà qualcosa di particolare per affrontare anche la Scheser, come dicevi, oppure la tranquillità di giocare Ma come è la scorso? tranquillità sempre, poi la Cherasco è una squadra che ci ha messo molto in difficoltà nel girone d'andata. Nell'ultima partita abbiamo fatto 1-1, quindi sappiamo che da loro sarà molto difficile, noi dobbiamo continuare su questa scia e appunto fare il nostro e cercare di vincere la partita. Ti chiedo, un tuo splendido gol ha deciso il primo tempo perché siete riusciti a poi recuperare col 2-2. Ti chiedo, hai una dedica particolare per quel magico gol? Ma la dedica alla mia famiglia, al mio amico Manuele che è venuto a vedermi oggi da solo e a tutti i miei compagni di squadra perché ce lo meritiamo, abbiamo fatto una cavalcata, stiamo facendo una cavalcata incredibile e tutto per loro. Grazie mille. Grazie a te.